Legalità, ambiente e tutela del territorio. A Sant'Angelo dei Lombardi il servitore dello Stato Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, oggi anche cittadino onorario di Sant'Angelo dei Lombardi. Il suo leitmotiv è: salviamo tutti insieme il verde dell'Irpinia. Al presidente Paolo Maddalena, in qualità di uomo delle istituzioni, servitore dello Stato, fulgido esempio della lotta alla criminalità e costruttore di legalità, la comunità sant'angiolese tutta unita e il conferimento della cittadinanza onoraria. Cosa rappresenta per una persona come lei, un uomo come lei, un uomo dello Stato a servizio dello Stato, la legalità? La legalità è un concetto estremamente importante e pochi sanno che dopo l'entrata in vigore della Costituzione il termine legalità senza aggettivi non esprime più la realtà della legalità, perché è legale la legge che a sua volta è conforme alla Costituzione, quindi non si tratta più di dire è legale, cioè esercito un'azione conformemente alla legge, ma bisogna dire esercito una funzione conforme alla legge che a sua volta è conforme alla Costituzione. E poiché tutte le leggi del governo Renzi sono tutte incostituzionali, quelle leggi non vanno osservate. Quindi innanzitutto la prima cosa che mi viene da dire: votate sì contro le trivelle, perché quello è uno degli aspetti molto negativi, ma tutto lo sblocca Italia, il Jobs Act, la riforma della scuola, il mettere in mezzo il silenzio assenso anche nelle zone vincolate, volendo io potrei creare un grattacielo in questo posto, se il sindaco non se ne accorge io ho diritto di costruire, ma questo è contro la Costituzione, quindi sarei legale ma incostituzionale, quindi la legalità deve essere una legalità costituzionale, la legge conforme alla Costituzione. Lei poc'anzi ha detto no alle trivelle, cosa rappresenta per lei la tutela dell'ambiente? Lei ha fatto delle battaglie in prima linea. Io ho capito insieme ad altri colleghi già dagli anni 70, dagli inizi degli anni 70, abbiamo capito che l'ambiente è il problema numero uno dell'umanità. E soprattutto da 7-8 anni ci siamo resi conto, veramente non in molti, in pochi, ma tra questi pochi ci sono nomi illustri come per esempio Luciano Gallino, che la crisi economica e la crisi ambientale sono due facce della stessa medaglia, perché è la finanza e l'economia che sfrutta il territorio, che mercifica tutto e quindi è la causa prima della distruzione del territorio. Se vogliamo vincere la battaglia per i terreni agricoli, per fare in modo che cessi la cementificazione generale di questo magnifico paesaggio che è l'Irpinia, la verde Irpinia, noi dobbiamo capire che dobbiamo combattere contro la finanziarizzazione del mercato, che avviene attraverso una truffa, perché la legge numero 130 del 99 ammette la cartolarizzazione dei diritti di credito, cioè considera una moneta circolante un credito, il che è una cosa sballata. E la legge numero 480 del 2001 sancisce che i comuni e gli enti locali e le regioni possono pareggiare i loro bilanci con i derivati, ma i derivati sono dei debiti, quindi crolla tutto. E questa ricchezza fittizia arriva a 1,2 quadrilioni di dollari in tutto il mondo, 20 volte il PIL di tutti gli stati del mondo. Noi siamo dominati da una classe che ha una ricchezza fittizia e che viene chiamata i poteri forti, sono poteri deboli. Se fossimo uniti e capissimo questo, noi potremmo veramente risolvere il problema dell'ambiente. Lei è un irpino, con l'Irpinia nel cuore, quale futuro per la sua comunità? Io sono nato a Napoli, però mia madre è irpina, è nata a Sant'Angelo dei Lombardi, mio nonno è irpino, è nato a Sant'Angelo dei Lombardi, è una famiglia antica di Sant'Angelo dei Lombardi, e poiché ci si sente figli dei propri genitori, io mi sento irpino anche io, anzi ho notato anche che gli irpini hanno un senso nazionalistico dell'Irpinia, cosa che non hanno i napoletani che sono universalisti, insomma, per il napoletano. Io credo che bisogna fare molto per salvare questo pezzo di
di terra ancora e soprattutto le acque che ha l'Irpinia. E bisogna tenere presente che le acque, il territorio, è proprietà collettiva demaniale del popolo. A tutto questo, tutto il bello dell'Irpinia appartiene al popolo irpinio, che faccia valere la sua voce, perché i rappresentanti del popolo irpino che ci sono oggi in Parlamento fanno i propri interessi e gli interessi delle multinazionali, e noi abbiamo il potere di farlo, perché l'ultimo comma dell'articolo 118 dice: i cittadini, singoli e associati, possono svolgere attività di interesse generale, per esempio anche esercitare azioni popolari, secondo il principio di sussidiarietà. Poiché gli amministratori ci tradiscono, noi dobbiamo agire nell'interesse anche degli amministratori contro il loro operato, perché è un operato che distrugge il territorio, e quando avremo perso il territorio saremo come gli ebrei sotto la schiavitù di Babilonia. Questa è una realtà grave, gravissima. E per dirla, concludendo, come la pensa la finanza? La finanza sta diventando il nazismo imperante. La finanza si è creata dal nulla un potere enorme attraverso i derivati e le cartolarizzazioni, che sono due fictio iuris, sono due cose, un potere enorme, 1,2 quadrilioni di dollari su un PIL che è 95 mila miliardi di dollari, quindi 20 volte il PIL di tutto il mondo, e su questa ricchezza fittizia fonda la sua falsa potenza. È un gigante dai piedi d'argilla. Se noi sapessimo, potremmo combattere. In flash, lei è un battagliero. Sì. Quale sarà la battaglia a medio periodo? La battaglia è una battaglia molto dura, perché è la battaglia contro il peggior nemico, l'indifferenza. I cittadini italiani sono guidati dalla televisione e dai giornali che sono asserviti, i politici sono asserviti, il governo Renzi fa l'interesse delle multinazionali e fa gli interessi delle banche, non fa gli interessi del popolo italiano. Se ci uniamo, cioè tutti capiamo che non siamo rappresentati degnamente, noi possiamo vincere, ma bisogna capirlo, perché il popolo è all'oscuro di tutto e quindi presenta l'aspetto peggiore dell'animo umano, l'indifferenza. Odio gli indifferenti, come diceva Gramsci. Insomma, natura da tutelare, legalità da difendere, così il primo cittadino di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole. Sindaco, oggi la giornata della legalità, cosa rappresenta questo momento? Allora, la legalità è un progetto che l'amministrazione comunale sta portando da anni avanti, iniziata col conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Roberti, procuratore antimafia. Questo momento oggi è importante per noi, perché significa da una parte riconoscere la storia di queste comunità, e quindi Paolo Maddalena è originario di Sant'Angelo e quindi è un momento di condivisione, ma dall'altra l'impegno di Paolo Maddalena per l'ambiente, il primo ad aver studiato come le problematiche ambientali oggi sono grandi, grandi interesse e fuori dalle ideologie, debbono avere supporto in quella che è la normativa, il diritto, e lui su questo sia da giudice della Corte Costituzionale sia da studioso si è molto impegnato, in un momento in cui il nostro territorio sembra subire attacchi al nostro ambiente, vedi petrolio, vedi acqua, vedi eolico selvaggio, questa cittadinanza assume un valore alto. L'Irpinia e il suo paesaggio, lei poc'anzi ha detto salvaguardare, ha fatto capire bisogna salvaguardare il territorio. Per me il territorio irpino è di grandissimo valore, non solo per quel che rappresenta, per il valore in sé, proprio come bene comune che appartiene a tutti i cittadini, però io ritengo anche che sia anche una grande risorsa per uno sviluppo economico nuovo, quindi va salvaguardato a tutti i costi. Sant'Angelo dei Lombardi, quali altri obiettivi a breve periodo? Adesso, da un punto di vista di legalità e di cultura, porteremo avanti la scuola estiva con il professore Cassese per l'orientamento delle eccellenze di giovani che frequentano il nostro territorio e la nostra scuola, e poi nel mese fine maggio faremo la scuola della legalità con Libera. Messaggio alla sua comunità? Io credo che una comunità oggi può, avere un futuro se si impegna sempre più nei temi della cultura, della solidarietà e dell'integrazione. Un'opera pubblica in meno, ma maggiori risorse per questo.
questo a favore dei giovani possono indicare la strada. Irpinia con le sue bellezze ma anche con le sue emergenze. In prima linea, in nome della legalità, il prefetto di Avellino Carlo Sessa. Prefetto di Avellino in prima linea per la legalità. Beh, stamattina c'è questa giornata interessante qui a Sant'Angelo dei Lombardi, anche in considerazione delle illustri presenze dell'illustre presidente emerito, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. È un argomento sul quale non dobbiamo stancarci mai di impegnarci e di trattare. I ragazzi delle scuole che abbiamo visto stamattina presenti nell'aula credo che siano il veicolo migliore per far transitare questi concetti che devono diventare concetti di vita quotidiana. Non dobbiamo pensare esclusivamente alle grandi situazioni, ai grandi problemi, ai grandi causi, ai grandi ipotesi di mancanza di legalità. Dobbiamo pensare anche alla nostra vita quotidiana e su questo credo che il veicolo dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sia un veicolo importantissimo che può produrre effetti estremamente positivi per far passare questo concetto. Immigrazione, quali altre misure? Ma guardi, al di là delle polemiche di questi giorni che francamente reputo assolutamente inesistenti e infondate, stiamo cercando di convincere, usiamo questo termine, i signori sindaci a partecipare direttamente alla gestione dell'emergenza. Nella settimana prossima convocheremo un gruppo di comuni per vedere se ci danno la disponibilità ad affrontare con gestione propria questo fenomeno, questa situazione. Dobbiamo aspettarci sicuramente ulteriori sbarchi, dobbiamo affrontarla nella maniera migliore senza creare problemi per le comunità e senza creare troppi problemi a questi ospiti. Io spero che i sindaci comincino a rendersi conto che un'ospitalità diffusa, gestita anche in proprio, può dare un ottimo segnale, può essere una risorsa economica sia diretta che indiretta, e questo è il concetto che dobbiamo cercare di far passare. Bene comune e all'insegna delle fasce più deboli. Le riflessioni del presidente del Rotary Sant'Angelo dei Lombardi, Irpinia Goleto, avvocato Massimo Gargano. Presidente, lei svolge una missione importante per il Rotary, vigilare il territorio e le comunità. Sì, tra tanti obiettivi che si è posto il Rotary è anche quello del servizio nei confronti del territorio e della comunità, salvaguardare l'ambiente, valorizzare l'ambiente. Noi abbiamo diverse manifestazioni durante l'anno rotariano che inizia il 1 luglio e finisce il 30 giugno. Il primo è quello legato al festival del Goleto che abbiamo verso fine luglio, dove praticamente uniamo, oltre alla conoscenza dei beni ambientali, artistici e storici, anche la valorizzazione di compositori, di cantanti, di coloro i quali si esibiscono in tutte quelle serate. Perché la valorizzazione del territorio? Perché la difesa del territorio? Purtroppo dobbiamo registrare negli ultimi anni l'accaparramento delle risorse naturali da parte di pochi e diciamo poco scrupolose persone che pensano solo ai propri interessi, al proprio tornaconto, e che creano miseria, povertà, che creano, diciamo, che poi è l'anticamera dei conflitti, del disagio sociale e delle guerre. Occorre una conoscenza e una rinnovata etica sociale, alimentare la cultura della legalità in modo tale che tutti quanti sappiano non solo quali sono i propri diritti e i propri doveri, ma anche arginare quello che è l'arbitrio e l'abuso degli altri.